Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e in questo episodio speciale, un po' più breve, completiamo il dolce dicembre, anche se siamo a gennaio, in realtà no, io sto girando questo video a dicembre. Concludiamo la saga della fabbrica di cioccolato con una domanda. Dell'universo della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, quale prodotto della Wonka o dei concorrenti vorreste assaggiare, sareste curiosi di assaggiare? Bene, cominciamo dal romanzo e io direi che innanzitutto sono curioso, quantomeno curioso, di assaggiare i palloncini di zucchero di cui parla Nonno Joe. Anche se conosco alcune persone che probabilmente salterebbero la parte in cui vengono gonfiati fino a dimensioni incredibili e poi bucati con uno spillo. Ma questo è solo per curiosità. Comunque sia, indubbiamente ciò che vorrei assaggiare è il ciocco cremolato Delizia Wonka al triplo supergusto. Già il nome è tutto un programma, già ho l'acquolina in bocca solo a dirlo. Se parliamo del film del 1971 con il grandissimo Gene Wilder, c'è da dire che la curiosità che conoscono in molti, la tazzina di cera che doveva essere commestibile, invece non lo era, deve essere stata una grandissima prova attoriale per Gene Wilder. Ma comunque, scherzi a parte, in quel caso ammetto che sarei particolarmente curioso di assaggiare la bevanda gassata che fa volare. Invece, rispetto al film di Tim Burton del 2005, risparmierò commenti sui confetti piliferi, anche perché i capelli tendenzialmente me li taglio a zero, ma ancora un pochino ce ne sono, e invece dirò che se funzionasse senza effetti collaterali, sono curioso di assaggiare la gomma da pranzo. Molto molto curioso, secondo me deve essere una soluzione particolarmente funzionale, di nuovo senza gli effetti collaterali come diventare blu e diventare magari un gigantesco mirtillo. Se invece dovessi scegliere fra il romanzo, il film del 71 e il film del 2005 un solo prodotto, premesso e preso atto del fatto che sì, un bagno nel fiume di cioccolato deve essere qualcosa di interessante da provare almeno una volta nella vita, però in quel caso direi i confetti senza confini, nel film si chiamano Succhia succhia che mai si consuma. Sono curioso di assaggiare una di quelle caramelle, d'altronde se mi dovesse piacere mi rimarrebbe quella per tutta la vita. Ma dato che sono un bambinone che si accontenta anche di poco, mi basterebbe persino uno dei prodotti della concorrenza, per esempio la gomma da masticare di Slugworth per fare palloni di 1 metro. Ma adesso tocca a voi, del romanzo, o del film del 71, o del film del 2005, o di tutto quanto l'universo di Willy Wonka, quale dolce o quali dolci sareste curiosi di provare almeno una volta nella vita? Parliamone nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Detto questo, io rinnovo gli auguri di buone feste e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!